Conoscerete già Afkarena per le moltitudini di pubblicità che avete visto su YouTube. Ancora non capisco quanti soldi abbia stanziato la Lilith per poter pubblicizzare il suo gioco, però a differenza degli altri gacha che si prospettano un'infinità di farm a livello di un coreano, questo invece sfrutta una meccanica relativamente nuova che ora sta apparendo su diversi giochi. Le risorse si ottengono non giocando. Questa formula paradossale, tuttavia, permette a chiunque non abbia 12-13 ore al giorno da passare sul telefono di portare avanti il proprio account. Qui vedete un timer delle risorse che chiaramente all'inizio non saranno queste, però vengono ottenute semplicemente non giocando. Voi ogni tot potrete raccogliere le vostre risorse e portare avanti i vostri eroi. Oggi vi presento una guida beginner, diciamo, perché dopo 2 mesi di gioco con un gruppo di amici ci siamo resi conto che molte persone hanno difficoltà ad andare avanti in vari contenuti del gioco e non hanno idea del perché di queste difficoltà. Qui potete vedere il mio livello account 93 e mi trovo avanti in campagna rispetto a un livello 129 che sono più o meno 40 giorni di differenza di gioco. Usciremo poi con altri video per le descrizioni di tutti i vari contenuti di questo gioco, però per ora voglio farvi una panoramica di quella che è la situazione iniziale e delle cose che vi sono richieste per poter andare avanti. Allora, questo è il modo per cambiare account. Avrete la possibilità anche di fare un multi-account, che è molto utile considerando che le risorse sono abbastanza limitate e non sempre le summon vi danno quello che volete. Allora, vedo che non è intenzionato andare. Ok. Bene, ci sono alcuni passaggi, al di là poi di quello che è l'inizio effettivo di un account, che dovreste tenere presente. Durante lo sblocco della campagna, ci sono dei checkpoint che vi porteranno a ottenere, delle nuove modalità. Questo gioco, si basa su circa 2-3 modalità. Ecco qui, vedete, dopo 12 ore il timer si ferma e potete raccogliere delle ridicole risorse. Quello che vi si presenta è quindi uno schema di campagna con altri due pulsanti che all'inizio avrete bloccati. Infatti, vedete qua, completa la fase 2-4 per entrare. E qui praticamente avremo poi le modalità più divertenti, diciamo, del gioco. Quindi iniziamo e il vantaggio di questo gioco rispetto a molti altri del suo genere è che il margine di errore è più o meno minimo. Ora, il per 2, che è fondamentale, come vedrete, si sblocca alla fase 3.36, quindi i primi fight saranno molto lenti. Però il concetto di base è che salendo di campagna aumenterete. Ah, questo è il nuovo aggiornamento, bellissimo l'arrivo dei nuovi eroi. E chiaramente questi sono personaggi base, qui vi fa vedere come potenziare, indossare le armature. E in poche parole, il gioco come si struttura? Essendo limitate le risorse che avete a disposizione, ci saranno dei momenti in cui ciò che avete collezionato non sarà abbastanza per poter andare avanti nella campagna. Non avendo la possibilità di farmare come un coreano risorse, sarete costretti a fare step per step dei punti che chiameremo blocchi,
che non vi dovranno spaventare, in realtà sono parte integrante del gioco. Oh, salve, qui siamo oggi, è appena uscita la patch 1.25, poi probabilmente farò un video per parlarvene. Bene, qui è abbastanza lunga per arrivare alla prima summon. Quando arriverete alla fase 1.12, ci sarà la prima, cioè lo sblocco della taverna, che è nella campagna, ok, è qua nella capitale Reinorn, e già da qui potrete cominciare a vedere, diciamo, gli eroi del gioco, con la prima multisummon, no, scusate, la prima summon, otterrete un eroe elite garantito, che però sarà il trampolino di lancio per il vostro account. Parleremo poi anche delle tier list e di tutto, insomma, la parte degli eroi, gli eroi più forti, le team comp da utilizzare in campagna. Quello che c'è da sapere, quando create un account, motivo per cui poi probabilmente vi troverete a giocare altri account, è questo, che all'inizio ci sono due o tre eroi fondamentali da sbloccare con la prima summon garantita per potervi facilitare l'ascesa nel gioco, a meno che non abbiate intenzione di sborsare quantitativi vergognosi di vaini. Bene, questo è uno dei personaggi più forti del gioco, Lucius, che può essere un buono starting. Io consiglio, come ho consigliato ad altri amici quando hanno iniziato a giocare con me, di aspettare l'account con Brutus. Brutus è in assoluto il fighter più forte e violento e vergognoso, e tra le altre cose anche molto crasto, del gioco. I tank hanno un ruolo fondamentale in campagna, essendo la vostra frontline, difenderanno coloro che rimangono dietro, i support e i DPS. Ecco, la peculiarità di Brutus è che, a differenza degli altri personaggi, ha una passiva che gli permette di non morire, mettiamola in maniera molto semplice. Mantiene un punto salute e sarà immune a tutti i danni per 4 secondi di partenza. Le abilità dei personaggi si sbloccano livellandoli. Come vedete, questo è un eroe raro, quindi di fascia leggendaria, che però non mostra la quarta passiva. Come vedete, salendo di livello, il primo livello è lo sblocco a livello 11, questo invece al 41, e chiaramente portando avanti i personaggi sbloccherete tutte le varie abilità e i potenziamenti. Allora, cambio account perché è necessario mostrarvi le prime cose fondamentali. Ok, torniamo sul principale. Quindi, il leveling dei personaggi, come vi mostrerò a breve, è molto semplice e condiviso. Quindi, a differenza degli altri RPG, vi troverete a expare solo un numero limitato di personaggi, e il resto dei personaggi che vorrete utilizzare invece condividerà il livello. Ok, vi mostro subito. La meccanica parte dal cristallo risonante, e qui sul cristallo avrete i 5 eroi, sono 5 non di più, da portare avanti, che si aggiungeranno a questi slot e condivideranno il livello con gli altri personaggi che avete. Gli slot sono limitati, chiaramente si sbloccano con... Ah, perfetto, posso usarne un altro. Si sbloccano con questi gettoni che all'inizio li otterrete con delle missioni di campagna, poi piano piano inizierete a farmarli. Bene, le cose principali da tenere a mente quando si apre un account sono: nei negozi, i
I gold, che sono una delle risorse farmabili nel gioco, si utilizzano solo ed esclusivamente per comprare la polvere. La polvere vi servirà, vi mostro un attimo un Threshold, vi servirà per potenziare i personaggi ogni 20 livelli. E questo cosa permette? Vedete, se faccio la promozione richiede 3 risorse. Potenzio un'abilità, quello che vi avevo mostrato prima, a livello di leveling dei personaggi, sblocca il 181. Questa promozione, oltre a sbloccare un'abilità e aumentare chiaramente le statistiche, aumenta in maniera ingente proprio HP, attacco e difesa. Infatti, spesso i blocchi che avrete sulla campagna dipenderanno appunto da questi blocchi dovuti all'insufficienza di risorse che una volta superati vi permetteranno di fare probabilmente anche un capitolo intero. Il livello dei personaggi che non state portando avanti è condiviso e cappato sul livello minore di quello dei 5 personaggi che state portando su. Quindi torniamo allo shop, negozio. Qui vedete, questo chiaramente essendo andato molto avanti nel gioco, qui l'equip diventa molto più interessante. Poi si sblocca il negozio della Gilda, che questi punti vengono farmati tramite contenuti chiamati boss di Gilda. E qui sarebbe ottimo che iniziaste a utilizzare questi punti solo quando si presentano equip leggendari più. Prima diciamo che non è ottimale, anche perché ai primi livelli l'equip non è così utile. Nella caserma l'unica cosa da comprare sono questi fragment che con 60 di questi, quindi con 18.000 punti, vi garantisce la summon di un eroe almeno elite, quindi scusatemi, di un eroe elite, quindi bordato viola, e questo significa che troverete dei personaggi purtroppo anche di fascia leggendaria, però oltre a questo avrete la possibilità di trovare personaggi di fascia ascesa e sembra che la probabilità sia maggiore anche per trovare i personaggi delle fazioni speciali che sono gli astrali, se non mi ricordo male, no, celestiali e gli ipogei, che chiaramente sono personaggi overpower, però sono difficilissimi da trovare e difficilissimi da livellare. Bene, torniamo ancora ai negozi. Purtroppo questo video sarà un po' noioso, ma è fondamentale per il vostro sviluppo dell'account, perché molte persone non lo sanno, ma sprecano risorse all'inizio proprio in queste piccole cose qui. Il negozio del labirinto. Il labirinto è una modalità della foresta oscura, dove otterrete questi token portandolo avanti, insomma, si prospetta come un'avventura su 3 stage e ogni stage ha un boss e vari camp per la strada che voi potrete scegliere se evitare oppure sfidare e vi dropperanno reliquie, arrivando in fondo, insomma, otterrete un buon farming di risorse. Poi faremo un video anche su questo. Quindi tornando qua, all'inizio fare 45.000 punti, che sono quelli necessari per comprare un eroe, è abbastanza semplice e veloce. Dovreste farlo, se non mi sbaglio, nelle prime due clearing del labirinto. Fondamentale qui è comprare Nemora, che è questa capretta che ora non vi posso far vedere, ma potete vederla qui tra i miei eroi. Questo è uno dei support più forti del gioco. A livello di cure e di crowd control è molto interessante.
Poi il secondo personaggio da comprare è il, a mio parere, personaggio più forte del gioco, che si chiama Shemira. Ci metterete all'incirca altri 15-20 giorni per poter comprare il secondo eroe, però in linea di massima ogni mese, che è il tempo di aggiornamento del negozio, dovrete riuscire a comprare almeno Nemora e Shemira. Tutto il resto ignoratelo. Gli altri eroi di fascia elite che sono qua probabilmente inizierete a prenderli quando sarete arrivati in fondo al gioco, quindi quando avrete asceso a livello massimo sia Nemora che Shemira, ma si parla di diversi mesi di gioco. E poi parliamo dell'ultimo negozio, che però è un contenuto che si sblocca molto più avanti, relativo al PvP, che è la seconda parte dell'arena. È un'arena che vi dà accesso a, diciamo, ai mondiali di questo gioco e poi in base al positioning otterrete un punteggio che farmandone 250.000 potrete ottenere uno tra i due personaggi più rotti di questo gioco, che sono Atalia e Ziz. Poi faremo un una spiegazione più accurata anche di questi personaggi. Ah, altre gemme, ottimo. Quindi, abbiamo parlato dei negozi, abbiamo parlato della campagna, delle risorse. Ok, ora parliamo dei personaggi chiave per poter andare avanti in campagna. Allora, questo gioco si struttura su tre fasi che chiameremo early game, mid game e late game. Nel mid game e nell'early game le regole sono un po' diverse rispetto al late game, perché avrete risorse limitate, personaggi ridicoli e equip imbarazzante. Quindi il tutto si baserà sulla potenza degli eroi in quelle fasi. Vi metterò qui sotto il link di, i vari link utili per studiare le team comp e le tier list, poi ci faremo un video sopra e ci lavoreremo assieme. Però quello che dovete sapere è che i personaggi di fascia leggendaria, che sono questi qua, durante le multisummon escono con una buona frequenza. Tra questi ci sono tre personaggi molto utili alla campagna, che come poi vedrete dalle tier list, soprattutto nella mid e nell'early game, ci sono Savias, che è uno dei personaggi più forti fino al livello 160. Essendo un eroe di fascia leggendaria, non sblocca la quarta abilità e quindi dal 161 lo rende abbastanza inutile. Tuttavia, questo personaggio è in grado di infliggere danni talmente ridicoli che si renderà fondamentale per la vostra ascesa lungo la campagna. Una breve spiegazione, il personaggio è una specie di berserk, quindi si fa danni per aumentare velocità d'attacco, quantitativo di danni. E poi salendo, poi alla fine diventa anche una sorta di tank, perché la sua regen diventa imbarazzante. Qui vedete, spende HP per aumentare il danno e poi sacrifica ancora HP per guarirsi del 4% per un periodo di 10 secondi. Sembra una cosa stupida, ma vi assicuro che è un PG allucinante. Bene, poi un altro personaggio molto utile è Silvina, che è un assassin. La peculiarità di questo personaggio è che salta sul mage più debole del team avversario. Ora, lasciando perdere i livelli e tutto il resto, un fight di campagna si presenta così e
Per esempio, essendoci contro Shemira, io avrò bisogno di un personaggio che vada a piccare Shemira e possibilmente o la porti dalla mia parte o comunque riesca a superare la frontline per infliggergli ingenti danni prima che cominci a fare tutti i suoi lavoretti imbarazzanti. E Sylveena non è male come personaggio, purtroppo gli unici altri personaggi che fanno bene questo lavoro sono Athalia, che è questa qua, che ci vuole un sacco di tempo per tirarla su senza scularla dalle summon, e poi vediamo un po' chi altro c'era. C'è Nara dei Graveborn, che è molto forte anche lei a fare questa cosa, però non è così forte come personaggio. Eccola qua. Anche lei permette di grabbare proprio, lancia questa catena e prende e porta nella vostra parte del terreno un personaggio a vostra scelta, in base a come la posizionate. E quindi Sylveena si presenta come una buona possibilità. Cosa è successo al gioco? Bene, ho dovuto riavviare il tutto tramite BlueStack. E quindi un altro personaggio molto forte per la campagna, per la sua utility, è Arden, che avrete visto sicuramente nelle pubblicità su YouTube. E si presenta come un nonnetto, il classico Gandalf della situazione. Ti prego, riparti per favore. Oh. Fa parte sempre degli eroi di fascia leggendaria, è un eroe Wilder e la sua forza è per l'appunto radici impiglianti. Praticamente, cosa succede? Ai primi livelli non è così forte perché ne fa soltanto uno, però questo si dovrebbe sbloccare prima all'81 e poi al 121. Comincia a grovigliare dai 2 ai 3 nemici a caso e questa co cosa è fortissima. Bene, mi sembra di avervi spiegato tutto, le prime parti sono abbastanza chiare. Vediamo, giusto, l'ultima cosa che vi voglio far vedere prima di chiudere questo video è il Tempio dell'Ascensione. Qui sì, chiaramente c'è la parte più interessante, diciamo. Qui è dove voi alzerete la rarità dei vostri personaggi. Per esempio, ora qui c'è Ascensione Intelligente, che è una nuova mod che hanno messo con la patch, che non mi piace per niente. Vi consiglio di fare manuali le ascensioni, per lo più quelle per portare elite i personaggi. Allora, per esempio, prendiamo un Xaveas. Qui cosa vi dice? Richiede un eroe Mauler raro più insieme a un altro eroe Mauler raro più che può essere qualunque tipo di eroe. Le ascensioni si articolano in vari modi, nel senso che ci saranno dei punti dove dovrete usare delle copie casuali e ci saranno dei punti come per esempio, prendiamo, eccola qua, per esempio questo, dove vi sarà richiesta una copia del personaggio che dovete ascendere, di un certo tipo di rarità. Per esempio, per portare al leggendario più sarà richiesto un elite più Satrana. Quindi per fare un personaggio elite più avrete bisogno di due copie di partenza. La cosa è molto laboriosa, infatti avrete bisogno di fare un'enorme quantità di summon, però piano piano, se siete fortunati e soprattutto se iniziate l'account con Brutus, Lucius o Shemira, vi troverete molto bene poi più avanti. Vi consiglio Brutus o Lucius perché Shemira è il personaggio più forte in assoluto nel gioco, però lo è solo dal 161. Poi vi spiegherò, farò un altro video con le tier list, vi spiegherò meglio i vari personaggi più forti e il perché questo
personaggio imbarazzante diventa la cosa più forte del mondo dal 161. Bene, io sono Semici, vi ringrazio per il tempo che avete perso a guardare questa guida e spero che potrete trovarvi meglio nel primo climbing della campagna. A presto per i prossimi video, vi ricordo saranno uno sul labirinto, un altro sui picchi del tempo che sono un'altra parte fondamentale e poi questo venerdì ci sarà con la nu nuova no, il prossimo venerdì ci sarà la nuova patch con il Viaggio delle Meraviglie e anche qui avremo bisogno di parlare un po' di varie considerazioni, anche perché il Viaggio delle Meraviglie cambia ogni mese e ha sempre regole diverse. Bene, grazie a tutto e a presto!